Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di Huawei Honor 6 per l'unboxing. Ringrazio smartylife.net che mi ha mandato in prova, trovate il link in descrizione per l'acquisto. Un negozio online che più di qualcuno mi aveva segnalato, non avevo mai avuto modo di acquistare nulla né niente, però li ho contattati, sono molto seri e mi ha mandato questo smartphone per la recensione. Comunque, lo apriamo, questa versione è cinese, comunque arriverà in teoria anche in Italia. Il mio è in colorazione bianca, vabbè, lo mettiamo un attimo da parte. Allora, nella confezione, oltre alla manualistica solita, abbiamo l'alimentatore, in questo caso cinese, con l'adattatore. Comunque, sapete che l'adattatore c'è sempre. E cavetto USB, micro USB. In teoria dovrebbero esserci anche delle cuffie, non sono sicuro. Diciamo di no. Ok, comunque se ci sono ve lo farò sapere. In ogni caso, nella versione italiana dovrebbero essere presenti. Andiamo a mettere via lo smartphone e lo scatolo e vediamo un po' lo smartphone. Allora, togliamo la pellicola. Ok. Lo accendiamo. Parliamo di dimensioni: 13,9 cm, 6,9 cm, 7,5 mm spessore, quindi molto sottile, anche se sembra leggermente più grosso. 130 grammi di peso, quindi molto leggero, nonostante le dimensioni abbastanza generose. È un 5 pollici, Full HD IPS, 445 pixel per pollice. Il processore è un Octa Core Big Little, quindi un quad core da 1,8 GHz, Cortex A15, molto prestante, più un quad core da 1,3 GHz, Cortex A7, ovviamente per i consumi. La GPU è l'ottima Mali T628 MP4, praticamente quella che abbiamo visto su Samsung Galaxy Alpha, molto prestante. La fotocamera è una 13 megapixel con autofocus e flash LED, quella anteriore è una 5 megapixel. La RAM è di 3 GB, 16-32 GB di memoria interna espandibili con micro SD. Il telefono è un dual SIM. Le SIM vanno inserite in questo slot qua sulla destra, sono entrambe in formato, dovrebbero essere micro. Una va in 4G addirittura, l'altra no. E abbiamo anche l'espansione di memoria. Accensione, spegnimento, blocco, sblocco, bilanciere del volume, parte alta, ingresso per le cuffie, infrarossi e secondo microfono, lato sinistro pulito, parte bassa, primo microfono, ingresso per la micro USB, parte dietro, altoparlante di sistema, fotocamera e basta. Costruito molto bene, qua non è alluminio come può sembrare, ma è plastica, simile all'alluminio, comunque molto piacevole da tenere in mano, assomiglia molto a Xiaomi Mi 4 per esempio, anche le dimensioni sono molto simili. Lo sfondo, come vedete, cambia ogni volta che accendiamo e sblocchiamo lo smartphone. Scusatemi, andiamo a sbloccarlo. Qua siamo andati su fotocamera, scusate, usciamo. Ok, questa è la solita interfaccia, qua ovviamente l'ultima versione di Huawei, quindi le Motion UI. Andiamo a vedere un po' in che versione. Ovviamente abbiamo l'italiano. Versione 2.3, 4.4.2 di Android, penso che verrà aggiornata sicuramente un domani ad Android 5. Comunque fluidità eccellente, guardate un po' che velocità. E cosa dire, insomma, un terminale veramente con le caratteristiche al top della gamma ad un prezzo decisamente contenuto, perché su SmartLife si trova sui 300 euro, poco più, e comunque dovrebbe essere anche il prezzo, diciamo, di listino. Quindi indubbiamente un terminale che offre prestazioni, caratteristiche da top di gamma, pure dual SIM, con una batteria da ben 3100 mAh, non l'ho detto prima, ma anche questa è una, insomma, è sicuramente una capienza non da poco. Quindi sono curioso di provarlo per bene, fra qualche giorno ci sarà la recensione. Se avete domande particolari fatemele pure nei commenti qui sotto, ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!